Allora, questo è uguale al video precedente, ma non è perfetto nel senso che sarebbe stato bello crearlo, ma non c'avevo voglia. Proprio come questi, uno all'opposto dell'altro, vabbè. Comunque, come l'altro, solo che sono rimasto in mezzo. A questo punto io parto, ok, sono cammino, vado, rimango sempre perpendicolare alla superficie. Ok, perpendicolare, vado a fare, arrivo fino qui, ok, continuo, poi vado giù sotto perché seguo la superficie, a questo punto dalla superficie comincio a risalire rimanendo sempre in mezzo, vado, mi giro fino ad arrivare alla mia posizione iniziale che è questa qua, in pratica. Ecco. Praticamente è uguale come l'altro, ci ho messo un attimo a farlo, semplicemente prima ero partito da qui su questo perché mi risultava più facile, ero partito da questo punto qua, invece adesso sono partito in centro, in automatico lui si è adeguato subito SolidWorks e dunque diciamo si può vedere ancora in modo più, e l'altro è più chiaro a mio avviso, però questo è più quello più corretto. Dunque io parto, come potrebbe essere il nostro futuro passato, che alla fine noi, il nostro futuro diventa il passato, non lo so, adesso continuo cerchio. E dunque da questo parto, ripeto, parto, vado, rimanendo sempre in mezzo, arrivo giù sotto a 180 gradi rispetto all'altro per poi risalire e ritornare nella posizione iniziale. Vabbè, spero di essere stato chiaro. Comunque alla fine è uguale all'altro, solo che invece di stare sul lato sono stato in mezzo. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.